Controlli dati sistema, munizioni dardi, pressione gomme. Dai, Trey, quanti strumenti devi controllare? Mi sto solo preparando, Sly. Un agente sul campo non deve distrarsi. Hai visto troppi film di spionaggio, forse? Sono molto utili. Queste grotte sono un esempio da manuale delle operazioni segrete dei cattivi. Rilassati, è semplice. Trovi Grizz con la termovisione, lo marchi fin nella tana con un dardo autoguidato, evitando tutti gli ostacoli letali o guardie sanguinarie. È ovvio. Bene, semplice. Ci vediamo al covo. Stanza cieca? Non credo. Devo usare la termovisione. Stai andando nella direzione sbagliata, amico. Passata di qua, la termovisione dovrebbe evidenziare le sue tracce. Dovrai localizzarlo, Bentley.
Oh sì, dicono che come Leonardo uso i pennelli. Davanti ai miei quadri la folla tace, da tanto sono belli. Eccolo, marcalo, Bentley. Aspetta, Sly, questo quadro ha qualcosa di strano. Che c'è, Bentley? Era proprio lì. Mi dispiace, Sly, è solo il dipinto. Come sospettavo, la statua e i dipinti hanno alcune cose in comune. Hai sbagliato. Riprova. Hai sbagliato. Riprova. Hai sbagliato. Riprova. Hai sbagliato. Riprova. Devono essere degli interruttori. Scommetto che riesco ad attivarli col mio lanciadardi. Fantastico! Grande amico! Straordinario! Ora vai a cercare quell'orso. Deve essere così che Grizz sposta le uova alla sua base sulla montagna. Oh, è un uovo gigante! Ah, ho sempre odiato le uova! Devo togliermi da qui! Potrei usare questi buchi nelle pareti per evitare le uova! Di essere in un brutto sogno. State attenti, siamo in massima allerta. Nessuno entra o esce tranne Grizz. Devo andare a finire un quadro, ok? Bene, prendete queste e tenete gli occhi aperti. A questa porta manca qualcosa. Sì, un restauro. No, Sly, sono certo che le gemme che Grizz ha dato alle guardie aprano la porta. Devo solo procurarmele alla vecchia maniera. Chiedendo educatamente? Ah, no, con un borseggio. Ma non capisco quali guardie le hanno. Forse c'è un altro sistema. Perché non usi la termovisione? Hai ragione. Wow, è la prima volta. Ok, chi fa? Lo spiritoso ora? Meglio usare la termovisione per capire quali guardie hanno le gemme. Non devo farmi vedere o sono fritto. Ah!
Ibernerò! Ora usiamole su quella porta. Non mi farai tremare, Grizz. Pistole calcagna. Hai detto qualcosa sulle calcagna che tremano? Zitto, Sly, devo catturare un orso. Finirò strapazzato come un uomo. Non mangerò più frittate in vita mia. Ehi,
Ricorda che la colazione è il fatto più importante della giornata. Ah, preferisco dormire fino a tardi. Domani saltiamo la colazione. Proprio l'uovo di Colombo! Nel futuro scaverà e un sacco di soldi metterà da parte. Le Paradox è un puzzone. Sono stufo di quel mascalzone. Grizz sta piazzando dei finti dipinti rupestri. Vuole ordire un imbroglio sull'arte preistorica. Ho capito. Dipinge le caverne qui e poi torna nel presente. Fa gli scavi e vende i dipinti a peso d'oro. Che mascalzone. Sbrigati. Marcalo prima che sfugga di nuovo. Bene, per essere sicuro userò dardi multipli. 3 dovrebbero bastare.
Bentley, devi assicurarti che i dardi gli restino attaccati. Mira allo strappo nei suoi pantaloni. È ora di fare buon uso del lanciatore. Dannazione, che lentezza! Avrei dovuto prendere il modello turbo. Ok, appena questa trivella avrò finito... Mentre gli hai sentito? Sbrigati a marchiarlo! Bel colpo, Bentley! Non posso sparare attraverso tutto questo ghiaccio! Devi muoverti! Credo che serviranno 3 dardi, giusto per essere sicuri! Dannazione, che lentezza! Avrei dovuto prendere il modello turbo. Bel colpo, Bentley! Non posso sparare attraverso tutto questo ghiaccio. Devi muoverti! Più veloce! Centrato! Ancora uno! Stupida macchina! Non fermarti, Bentley! Non hai molto tempo! Non posso sparare attraverso tutto questo ghiaccio. Devi muoverti. Grizz non ha tutta la giornata da perdere. Mi aspettano altrove. Bentley, il tempo è quasi scaduto. Centrato! Ancora uno! Stupida macchina! Non fermarti, Bentley! Non hai molto tempo! Niente male! Già, gli ho sparato un arsenale! Scusa, la rima è contagiosa! Prima o poi capita, avrà quel che si merita! Grizz darà una lezione al piccolo puzzone!